Sì, ciclo viaggiatore, effettivamente io tale mi considero, sono un appassionato a me piace utilizzare la bicicletta come mezzo di trasporto e mezzo di conoscenza, un mezzo di conoscenza che ti permette appunto di avvicinare il territorio e di conoscere il territorio in maniera diversa, in maniera decisamente più intensa, più viva, più appunto ravvicinata, con la possibilità di incontri che sono appunto il sale del viaggio. Effettivamente fare un viaggio in bicicletta è un'esperienza straordinaria che consiglio veramente a tutti. Io sono un viaggiatore, mi considero insomma un viaggiatore abbastanza, ho fatto viaggi anche un po' estremi, se volete. Sono partito per andare in Cina, da Venezia lungo la rotta di Marco Polo, sono andato sempre da Venezia, a Gerusalemme, a Betlemme, poi siamo andati sempre a Capo Nord partendo da Piazza San Marco. Ecco, però non occorre fare, direi, un viaggio grande per fare un grande viaggio. A volte basta prendere la propria bicicletta, mettere i bagagli e partire, star via una notte, cioè 2 giorni. Ecco, allora già si respira la bellezza del viaggio lento, la bellezza di muoversi in terre che magari si conoscono, si pensa di conoscere, ma in realtà anche quel territorio che vediamo ogni giorno dalla macchina, dal pullman, vicino a casa, è terra incognita nel momento in cui lo andiamo a scoprire in bicicletta, perché appunto è la lentezza che dà valore aggiunto a questo tipo di viaggio, è la lentezza che consente per l'appunto di vedere, di apprezzare cose che assolutamente particolari, che assolutamente sfuggirebbero ad un percorso più veloce, più distratto. Invece in bicicletta si è costretti a stare attenti, si è costretti a volte proprio anche per incolumità fisica, perché bisogna sempre stare concentrati, perché la bicicletta ha dei vantaggi ed è un mezzo straordinario, ma anche un mezzo molto delicato. Il ciclista è fragilissimo. E quindi dobbiamo assolutamente essere sempre con i sensi sollevati, con tutti i sensi pronti a cogliere la bellezza, ma a cogliere anche il pericolo che può improvvisamente venire, non so, da una macchina che sopraggiunge, addirittura da una macchina ferma, perché nessuno pensa quanto pericolosa sia una macchina ferma, perché a volte l'autista che appunto all'interno apre improvvisamente, è successo a me personalmente, a Parigi, di schiantarci in otto, uno dentro l'altro, tum, 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 dentro una portiera aperta improvvisamente.